Mio padre voleva che il suo primo figlio fosse un poeta. Ora, nel primo anno della sua morte, il primo della sua eternità, ricordo qui il suo sogno e il mio come una promessa che non so adempiere. Aveva a 12 anni valicato l'Aspromonte a piedi per andare dall'altro versante, sul mare, dove un suo prozio teneva una scoletta per imparare a leggere e a scrivere. Al nostro paese non c'era scuola. Un vecchio abate impartiva un po' di istruzione ai ragazzi privilegiati. Mio padre poté studiare poco, quanto allora bastava per diventare maestro. Da allora fece un patto con l'avvenire, che quanti figli avesse avuto li avrebbe fatti studiare sul serio, e mantenne il suo proposito. Buongiorno a tutti, io sono Katia. Ed io Stefano. Le parole profonde e vere che avete appena ascoltato appartengono ad un grande scrittore della nostra terra. Da buoni calabresi non potevamo non trattare un autore nativo della Calabria, l'unico forse ad essere entrato nella dimensione della classicità. Stiamo parlando di Corrado Alvaro. Corrado Alvaro, nonostante questa premessa, negli ultimi decenni è stato addirittura espunto dai manuali scolastici di letteratura. Con la nostra lezione vogliamo rivendicare, o almeno ci proviamo, il diritto di occupare un posto notevole non solo nella letteratura italiana, ma anche a livello europeo, di un autore a 360 gradi che è ancora molto da dire all'umanità. Vorremmo dunque farvelo conoscere in un modo diverso dal solito. Qui sulla cattedra abbiamo una valigia, una di quelle antiche. Ecco, questa valigia è l'emblema di una partenza, di un viaggio. Sì, perché quello che oggi faremo sarà proprio questo. Un viaggio attraverso le parole per ripercorrere in maniera significativa tutta la poetica e la vita di Corrado Alvaro, soffermandoci su un'opera che ha ottenuto il premio Strega, ma che probabilmente a molti di voi è sconosciuta. Quasi una vita. Nella nostra valigia ci sono tante cartoline, ognuna delle quali nasconde una parola chiave. Noi ne prenderemo una alla volta e proveremo a spiegarvi ciò che essa assume per Corrado Alvaro. E allora dai, partiamo! Non vedo l'ora di conoscere e far conoscere Alvaro e di renderlo attuale. Ricordo. La parola ricordo è da per pista nel nostro viaggio, perché Corrado Alvaro è uno scrittore indegnamente dimenticato. E invece, come la legge del contrappasso dantesco, il ricordo era fondamentale nella sua vita. Il ricordo della sua infanzia, della sua giovinezza, della sua terra, i ricordi di un'intera vita. Quando uno lascia un paese, tutte le cose acquistano prima della partenza un valore straordinario di ricordo e ci fanno pregustare la lontananza e la nostalgia. Nella mia infanzia, fino a 9 anni, al mio paese sono stato felice. Il mio paese mi pareva grande, mi pareva tutto il mondo. Non riuscivo neppure a concepire che di là dai monti esistesse un'umanità. Non avevo neppure idea di una disuguaglianza sociale, della ricchezza e della povertà. Bene, prendiamone un'altra. Bene, dignità. Con questa parola si affronta un tema molto delicato. Si tratta della dignità di essere nato e vissuto a San Luca. Tristemente famoso per essere considerato dalla stampa il cuore dell'Andrangheta. Origini che lui non può ignorare e non vuole ignorare. Anzi, affronta apertamente questa realtà, difficile e attualissima. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. Non frustrante, doloroso, ma inutile. Egli è consapevole anche che nel corso della vita troviamo due tipologie di persone. Una parte di noi agisce e un'altra giudica. E cosa c'è più di attuale nell'affermare questo? La dignità è al sommo di tutti i pensieri ed è il lato positivo dei calabresi. Vedete quanto amore e quanta dignità nelle sue parole. Bene, passiamo ad un'altra parola. Inviato. Forse molti ancora non lo sanno, ma Corrado Alvaro è considerato il primo grande inviato speciale del giornalismo italiano. Dopo l'esperienza bellica, prese a collaborare con vari giornali, come Il Resto del Carlino, Il Mondo, La Stampa, Il Corriere della Sera. Ma proprio quando lasciò l'Italia fascista e si rifugiò in Germania, lì iniziò il suo vero e proprio lavoro come inviato speciale. Lui viaggiò molto e con ogni paese entrò in sintonia. E diventò un tramite per gli italiani che leggono i suoi articoli. Al contempo cerca di soffermarsi su due particolari che fanno riflettere. Guerra. E con Alvaro non si poteva non parlare di guerra. Guerra. Egli condanna la guerra e ogni forma di esaltazione dell'eroismo, che spingono a morire per interessi degli altri. Uomini che chiedono soltanto di vivere e di lavorare. Alvaro stesso combatte e viene ferito in trincea, prendendo parte ad una guerra che era l'unica via d'uscita. Nessuno credeva a quello che era accaduto e sembrava accaduto per caso, per un errore di calcolo. Tutti giocavano una parte, guerrieri e pacieri, e alla fine si sono trovati in mezzo a una guerra davvero seria. È cominciata una guerra torpida, senza convinzione, col sentimento della sua inutilità. A Parigi
non riescono a credere ai tuoi attacchi aerei e lasciano le luci accese o vanno a vedere quello che succede sulla strada. Calabria, la sua terra, la nostra terra, con i suoi contadini, i pastori, la povertà, la miseria, si contrappone alla città, al mondo civile, moderno, dove l'uomo si perde e si smarrisce. L'uomo del sud abbandona il paese nativo, la casa, la famiglia, ed affronta il mondo moderno, la città. E della città resto incredibilmente affascinato. È un luogo dove si può perdere tutto senza accorgersene. Alvaro la definisce una foresta umana e questo fa riflettere molto, molto su cosa ha visto, ma soprattutto su cosa ha vissuto personalmente. Mi accorgevo della diffidenza che accoglie sempre un uomo al suo apparire, che non si sa bene chi sia, se un assassino o uno sventurato. O allo stesso tempo cercavo quale gesto e quale atto avrebbe potuto far crollare quella diffidenza. Una cordialità, una parola di cui avevo bisogno. Tutti vogliono sentire che ci sarà la possibilità di essere amati, anche se non si sarà mai amati. Emigrazione. Ecco arrivati a un tema importantissimo. L'emigrazione per Alvaro è soprattutto una scelta di miglioramento e di libertà. L'emigrazione dava ai calabresi di quel tempo vita e speranza. Agli inizi del Novecento ci fu una forte emigrazione verso l'area ricca del nord, spopolando le campagne perché la povertà induceva a cercare nuove opportunità. Egli fu il primo ragazzo del suo paese ad emigrare. Non tanto per cercare lavoro, ma per studiare, cosa che ai tempi venne vista dalla gente di San Luca con grande sospetto e diffidenza. Suo padre fu molto criticato per questa decisione. Eppure fu proprio grazie a questa scelta controcorrente e coraggiosa che Corrado Alvaro divenne uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana. E così Corrado Alvaro parte, e più sta lontano dalla sua terra e più ne rimane ossessionato. A distanza di molti decenni, questa tematica sembra ancora molto attuale. Ancora una volta si vede più con una fase di emigrazione, ma questa volta non più di braccia o muscoli, ma di cervelli, la cosiddetta fuga di cervelli. I giovani che vanno via da questa terra apparentemente senza speranza, per cercare di costruire la propria vita. La società dovrebbe cercare di supportare quei giovani che rimangono qui e decidono di restare a investire le proprie risorse per rilanciare la Calabria. Bene, concludiamo il nostro viaggio con una parola fondamentale. Prendiamo l'ultima cartolina, vita. Più che vita, io direi quasi una vita. Il libro che abbiamo deciso di approfondire e dal quale abbiamo estrapolato tutte le citazioni della nostra lezione. Quasi una vita, giornale di uno scrittore pubblicato nell'autunno del 1950, che raccoglie pagine di diario dal 1927 al 1946, a cui venne assegnato il premio Strega nel 1951. Un testo sconosciuto per noi, ma soprattutto per molti di voi, con cui puoi trovarti a dialogare da un giorno all'altro, senza smettere di leggere, alla ricerca di qualcosa che non sai che cos'è, ma sai che c'è e devi trovarla. La fuga è il tema della vita meridionale calabrese. La fuga da una città all'altra, da un posto all'altro, da un argomento all'altro. La fugacità delle parole. Quello che si avverte è la profonda curiosità di Corrado Alvaro, intesa come sete di conoscenza, come elemento per andare oltre. La sua scrittura si basa su particolari. Lui usa una lente speciale per ingrandire ed estrangere le cose al suo piacimento. E come dice nel libro, di avvenimenti grandi si troverà qui appena un cenno e di fatti minuscoli una memoria accurata. Con sorprendente velocità di scrittura, ecco comparire giovani e vecchi, uomini e donne, profughi russi ma anche ebrei e ariani, storie di infanzia, di guerra, il nord e il sud, il figlio e la moglie, ma anche personaggi importanti tipo Pirandello e Papini. Ed anche i luoghi sono molti e lontanissimi tra loro. In una pagina si trova a Berlino, immediatamente dopo a Roma, e poi a Napoli, in Turchia, a Mosca e a Vienna, e nel rigo successivo a Chieti, e poi di nuovo a Roma. Leggendo il testo abbiamo viaggiato insieme a lui e abbiamo imparato a conoscerlo un po' di più come uomo, ma prima ancora come scrittore. Definire quest'opera sarebbe impossibile e infatti ci affideremo alle sue parole. La gente come me, della mia generazione, non ha una favola di vita. Perciò questo libro non è né un diario e né un'autobiografia. Era una raccolta di racconti che dovevano servire per me. Ho cercato di trarre a salvamento fisico e morale la mia esistenza attraverso un'epoca che tutti conosciamo. E di tale epoca questo libro dovrebbe servire a ricordare qualche aspetto, forse a rivelare qualche particolare che non fu notato. Erano i particolari che interessavano il mio lavoro. La vita, quando è stata dura e faticosa e sofferta, ci è doppiamente cara. È una somma di esperienza che ci illudiamo di poter trasmettere.
da quasi una vita. E concludiamo la nostra lezione attraverso un'ultima citazione in cui confluisce la sua vita, che seppur dimenticata non resterà mai vana. Sono di una generazione spiritualmente denutrita, ma scrivendo si trova la via, come scavando si trova l'acqua. Da quasi una vita, Corrado Alvaro.